Salve a tutti, amici di CDK. Qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 6 gennaio dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13.30 per tanto Overwatch, invece la sera dalle 21 alle 23 per tanti giochi come Genshin Impact, Tetris 99, The Binding of Isaac, Taiko no Tatsujin e l'attesissimo Cyberpunk che stiamo portando proprio in questi giorni. Quindi mi raccomando, vi aspetto sul mio canale Twitch, vi invito a seguire i miei aggiornamenti di Instagram e nel mentre possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo, ancora disponibile sull'Epic Store, quindi mi raccomando riscattatelo, è Jurassic World Evolution, un giocone stupendo che vi straconsiglio di giocare se vi piacciono giochi building di simulazione e management, in questo caso con i dinosauri, quindi ve lo straconsigliato anche perché è molto 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 bellino, non perdetevelo. Invece, altro gioco molto interessante è The King of Fighters 13, che è un gioco di cui avevo già sentito parlare in passato ed è principalmente un gioco arcade, insomma, di combattimento. Insomma, davvero molto molto bellino in vecchio stampo, quindi assolutamente straconsigliato di giocarlo se vi piacciono giochi arcade di combattimento del genere. Invece, altro gioco che stiamo iniziando a scoprire proprio in questi giorni è Desert Child, che è un gioco di corse, insomma, quasi futuristico. Ed è ovviamente d'azione ed avventure ed è anche shooter, sembra davvero molto interessante. Quindi mi raccomando, riscattatelo perché ora è gratis e giocatelo. Fatemi sapere nel caso se vi è piaciuto. Invece, per chi è fortunato e ha l'abbonamento al PlayStation Store, sta andando gratis Shadow of Tomb Raider, ovviamente altro giocone della serie super bello che se non avete mai giocato assolutamente questa è la vostra occasione, siete fortunati ad averlo gratis, quindi mi raccomando riscattatelo e provatelo, anche qua ditemi se vi è piaciuto. Invece per i giochi in uscita, il 20 gennaio finalmente uscirà il nuovo capitolo di Hitman, il numero 3 finalmente, anche perché ne avevamo già parlato un pochino in passato, quindi mi raccomando prendetelo sul nostro sito perché già da adesso è super scontato, quindi assolutamente non potete perdere il nuovo capitolo, quindi mi raccomando. Invece il 26 gennaio uscirà Atelier Risa 2, Lost Legends and the Secret Fairy, che è anche qui il gioco che stiamo iniziando a conoscere in questi giorni ed è un gioco in stile JRPG d'avventura fantasy, sembra davvero molto carino anche come stile grafico, a me interessa alquanto e soprattutto anche questo è scontato sul nostro sito, quindi mi raccomando. Invece giochino che io volevo portare, ero curioso di portare sul mio canale Twitch, è The Medium, che uscirà il 28 gennaio ed è un gioco d'avventura horror psicologico e gore. A me gli horror fanno spaventare alquanto, però questo non so perché mi intriga molto, quindi magari lo compreremo e lo giocheremo insieme sul mio canale. Invece il 3 febbraio uscirà Outriders, che è altro gioco che stiamo conoscendo in questi giorni, ed è un gioco RPG d'azione e d'avventura, soprattutto in co-op, quindi nel caso potete giocarlo anche con i vostri amici. E mi raccomando prendetelo sempre dal nostro sito perché ancora adesso è super scontato, quindi non potete perdervelo. Invece per i giochi super scontati abbiamo a circa 3 euro Hellpoint, che è veramente per un prezzo del genere vi straconsiglio di giocarlo perché è bellissimo, è in stile Souls-like ed è d'azione RPG e soprattutto è multiplayer, quindi anche qui potete giocarlo con gli amici. Poi ragazzi, ha un prezzo così basso assolutamente è meritatissimo, dovete assolutamente comprarlo e giocarlo. Invece, altro gioco che avevo già sentito parlare ed ero molto curiosa di provare è Those Who Remain, che costa poco meno di 4 euro, anche qui davvero super scontato. E anche questo è un horror psicologico e di sopravvivenza, e proprio come stile grafico mi piace abbastanza ed ero molto curiosa di provarlo, quindi nel caso prendetelo anche voi. Invece un gioco che sicuramente vi piacerà da giocare in compagnia, soprattutto in questo periodo di lockdown, è The Jackbox Party Pack 7, il gioco perfetto da giocare in compagnia anche a distanza, e costa solo 8 euro circa, che qui è davvero super scontato e non potete perdervelo a un prezzo del genere, quindi prendetelo sul nostro sito, mi raccomando. Invece come ultimo gioco ma non meno importante, a circa 11,50€ abbiamo Monster Sanctuary, anche qui super scontato, ed è un gioco che non conoscevo, ma è un gioco di combattimento a turni RPG e lo stile grafico è molto molto bellino e mi interessa anche alquanto, quindi nel caso mi raccomando prendetelo sul nostro sito che è molto bellino. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione del 6 gennaio, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi auguro una bellissima epifania e ci vediamo alla prossima presentazione dei giochi. A presto, ciao ciao!